Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Beyond Blue, un gioco che su Steam lo trovate a 16,79€, ma come vedete qui, la persona che nuota non necessariamente ci porta a pensare che sia un gioco come Subnautica. Infatti di Subnautica non ha assolutamente nulla o quasi, nel senso che è un gioco diciamo progettato con la BBC. Ed è una sorta di documentario, nel senso che iniziamo la partita e vi spiego. Se siete degli appassionati di mare, di immersioni, di voglia di scoprire, questo è il gioco che fa per voi. Questi sono i prerequisiti per poter godersi questo titolo. Nel senso che noi ora abbiamo, questa è la nostra base. Il nostro ricorda molto Subnautica per questo, perché i sottomarini sembrano praticamente gli stessi. E abbiamo delle aree da esplorare, adesso poi le potremo andare a vedere e potremo andare a riesplorarle nuovamente quante volte vogliamo, scoprire nuovi segreti, ma di base c'è una storia che ci consente di scoprire cose molto molto affascinanti del mare. Per quanto sia semplicemente un gioco, la storia ci porta, grazie a questa protagonista che lavora facendo dei video streaming online, mostrando in tempo reale al suo pubblico tutti i comportamenti, le abitudini dei vari pesci del mare. Insomma, qua è molto interessante per questo. Qua possiamo andare a vedere i pesci che abbiamo esplorato e vedete questi quattro. E me li ha portati a scoprire la storia, facendomi vedere anche le loro abitudini, il fatto di uscire in gruppo, in branco, insomma, se così si o stormo, insomma, come si dice. Molto molto interessante. E qua invece abbiamo, vabbè, un altro tablet dove possiamo andare a fermare la musica, insomma, a metterla in pausa. Adesso io lo faccio onde evitare il copyright, non toccare la mia radio, ho sbloccato anche l'obiettivo di Steam. Qua ci sono vari oggetti che non servono al momento. E niente, ora andremo avanti con la storia. E vedete che adesso qui siamo andati ai comandi del sottomarino. Vi chiedo scusa se oggi sono particolarmente lento, ma ho appena fatto un'estrazione dal dentista e sono molto dolorante, quindi ho bisogno di parlare piano per non, pur di non fare, cioè più di fare video, mi tocca anche questo. Allora, praticamente qua ci mostra le missioni di gioco e Mar Cinese del Sud, atollo, visibilità in immersione ottima, temperatura 22 gradi, insomma, e ci fa vedere quello che potremmo andare a vedere. Ora, Hello Mariah, abbiamo una how's chiamata, things gioco looking ahead? completamente in Hey italiano, Andre, cosa ottima. nice Bella dive. How are immersione, you come feeling? ti senti? Bit Stanno tired, commentando but l'ultima feeling immersione, energized. cioè quella di inizio Can't gioco, believe che you found abbiamo the family on the fatto. first dive. Abbiamo visto And una then I met your famiglia pretty girl. di I know. Well done. Feeling pesci. settled in the sun. Has everything tested out? Allora, qua si parla. In Tess? I knew I forgot something. pratica, la Someone voce saw lui Tess like you, dall'esterno, Lucas. che è They'll definitely figure il out what team pilot is realizzatore next time. di questo progetto, insomma, di questo nuovo sistema innovativo per poter scansionare i pesci, per poter capire dove si trovano, andare a filmarli, portare tutte le riprese in streaming. Are you È lui, volunteering? Not insomma. if you're choosing the playlist. Snob. I think Arena was enjoying my tunes quite a bit on the trip out Quindi, here. insomma, No adesso comment. ci guardiamo So, questo dialogo e I poi have andiamo ad something I esplorare il know you want to mare. see. E poi It's what the via last via two saw andremo a of prendere X-12 on nuovi a bay. tool, nuove I cose don't per think you're poter as bad as esplorare il Arena's mare. Cioè, assumption. insomma, non c'è I thought she had more time una given sorta di away, sfida but qua. it È was stato hard to molto know for bello sure. vedere l'allattamento di What's questi the pesci qui. about? E Just noting her low per weight. quanto possa Also sembrare una wondering cosa why you detta così assigned her as a tech banale, mod. in realtà Anyway, sembrava bye. quasi di guardare un I'll find her. Hey, documentario, però I in was un thinking we gioco should che io name the stavo baby vivendo whale Andre. personalmente. She has your kind eyes. And my Ed bald head. è questo bello del gioco. Well, Per I'm putting her in a questo suit as ritengo the anche che questo 17. gioco non sia Oh, you're per so tutti, ma sentimental. per gli Hey, amanti where's appunto Arena? della natura, Don't dei be in the head for documentari, the del knot. mare, delle immersioni, insomma. She threw up one time. Why are you being so hard on her? Qua I stanno just don't parlando dei like fatti her, you loro, know. insomma, di quello che
Stanno parlando della loro chat, dei loro gruppi che hanno, insomma, cioè la storia non è, diciamo, il fulcro principale, però ci porta avanti. Allora adesso, vabbè, mi fa Hey chiamare girl, Eren. aren't you supposed to be 20,000 leagues under the sea? I am. I'm calling from the sub. Dice, non That's dovresti essere crazy. 20.000 leghe sotto i mari. Ah sì, infatti chiama da sottomarino. Hai fatto vedere alla Hey, did you nonnina show Anna my live la stream mia today? diretta streaming di ieri School's sera? great, thanks for asking. Il corso va alla grande, ok. Il concerto è Concert andato alla great grande, too? vero? Ho visto i post. Yeah, Tutto molto I think social so. qua, devo dire. No way. Un cucciolo di And they're balena ha very, very partorito in proud mother. Shit, anticipo. that's some Che view. spettacolo, stai vivendo il tuo Thanks. sogno. Comunque mi Insomma, manchi, come sta ok, la nonnina? not a big Bene. deal, but I am taking Posso, Anna again porto a fare soon, dei test let you know. clinici. Si tratta di un nuovo medicinale. Ok, qua stanno parlando dei fatti loro, però comunque. Grazie per Thank you for l'aiuto. stepping up to help Nana. It's not a big deal. You would tell me if it was, right? Se lo fosse Yeah, me lo diresti, vero? it's on Sì. down. Ti sento giù, è Is solo it la just... nonnina il Come problema. Non on. lo so, da quando papà è morto è I stata know. dura. Vuoi stare con You me wanna ancora stay un awake po'? and watch the baby? No, I should go. Devo andare, ok, niente. Ok. Vabbè, niente. Esci dal timone, pronto per immersione. Ok. Va bene. Niente. Esci dal timone, allora. Vabbè, allora. Ora, siamo pronti per l'immersione, quindi dobbiamo andare, insomma. Qua abbiamo il bagno, è tutto fatto veramente molto bene, ovviamente poi non è come andare sottomarino, come vi ho detto, non è subnautica. Questi sono i menu di riproduzione con, vabbè, il caricapartita, qua il menu. Con i vari documentari, i vari video. It's a big ocean. You gotta be able to see what's worth spending. È davvero interessante questa cosa. Perché integrano dei video anche nel registro scientifico con i vari dati, nomi latini, insomma, nome delle e le foto. Ed è come vivere appunto Day two? un Day two documentario in and prima that persona. sounds Allora, siamo al pretty giorno 2 adesso. Siamo short. tornati Time alla quickly torre sounds like a Altamonto. L'idrofono ha waste. rilevato suoni Gotta find prodotti dalle some balene e space. saprà trovarmi I'm qualche bravo excited to test Andrea's cantante. new Manta L'idea di drone. provare il Check nuovo out drone this Swiss Manta Army knife for stealth moves. di Andrea mi I'd love to entusiasma. spend In a full pratica, il dive in coltellino beyond Big svizzero dei Andrea, droni but invisibili. Mi piacerebbe Andrea's is trascorrere doomed tutta before I l'immersione con sleep. la piccola Ready to Andrea. dive. L'hanno battezzata così quella che è nata nello scorso episodio, insomma, nel scorso giorno. Ma dovrò nuotare per chilometri prima di poter andare a dormire. Sono pronta per immergermi. Ok, continuiamo. E andiamo a goderci I'm un in po' and di okay. gameplay. Il drone Manta è pronto per la sua prima scansione ingrandita. Now Ok. I get to see why you talk about it so E much. questo è All the best il science for gioco, you. insomma, il gameplay. Si nuota così, si va da punto a punto, si esplora, si guarda il mare. Tra l'altro, vedete, qua sono varie zone e si vanno ad esplorare. Quindi non è un gioco per chi ama i survival, perché il survival non ha proprio nulla. È una cosa dedicata soprattutto a chi ama i documentari, chi ama il mare, insomma, e vuole viversi un documentario in prima persona senza passare magari passivi all'interno di una stanza con una televisione accesa, insomma. Ok, stiamo guardando l'innovazione. Vedete che qua possiamo andare a scansionare delle zone, riempiendo, scansionando. Abbiamo un capodoglio che è Andrea, quella che è nata ieri. Qua ne abbiamo un'altra. This is a lot of whales. Ne abbiamo un altro qua. Megattera. Hey, don't jinx it. Ok. Possiamo andare da qualche parte. Insomma, adesso possiamo puntare lo scanner e andare a vedere. Premendo Shift aumentiamo la velocità di. Oh, abbiamo qualcosa qua da poter vedere. Io l'ho trovato affascinante, soprattutto quando le ho viste in branco. Ovviamente dovete avere quella fantasia. Adesso ho rotto la scansione completa. Ok, eseguita. Ok, Scarus. Ah, ok, quello è un pesce che non conosco. Dovete avere anche quel modo di ragionare un po' moderno, nel senso che, ovvio, fate vedere questa cosa a qualcuno che non comprende il discorso di videogiochi istruttivi, vi dirà in videogioco cosa cavolo stai lì a perdere tempo, guardate un documentario. In realtà dovete imparare a, cioè,
Se voi siete quel tipo di giocatore che ama comunque prendere un gioco sul serio, ma in senso buono, questo può essere un bel titolo. Non costa sicuramente poco perché costa 16,79 euro e credo sia dedicato a un pubblico molto di nicchia. Però, vi ripeto, io vivo in montagna, quindi. Ma se voi siete da mare, insomma, appassionati di mare, di. Mamma mia, vedete, io lo prendo, sono dei poligoni. No, in realtà il gioco vuole proprio che la scansioniamo questa. Mentre la scansioniamo, ne scopriamo i dati. Usiamo il drone, ok, manda il drone per scansione ingrandita. Orbita la telecamera per trovare. Segui la creatura con la telecamera. Ci fa anche scoprire cose nuove. Tieni premuto scansionare il bersaglio. Che bella. La sto scansionando. Più o meno mi sto muovendo un po' così. Devo muovermi qua forse, su questo punto qui. Allora, tieni premuto per scansionare. Ok, ce l'ho fatta. Il canto della Megatera. Sentiamo anche le rumore che fanno in acqua. Esci dai risultati. Esci dalla modalità. Ok. Te qua hanno riprodotto proprio anche i comportamenti studiati delle varie cose, dei vari pesci. Ora andiamo verso un altro. Vedete, il gioco fondamentalmente è così. C'è la storia, che ovviamente avete visto che abbiamo dei problemi a casa con la nonna, insomma. Che magari potrebbe svilupparsi. Io ipotizzo perché non spoilero, perché non lo so. Però magari potrebbe, ipotizzo, uscire qualche problema a casa, oltre al lavoro che stiamo facendo, perché siamo dei documentaristi piuttosto moderni, perché trasmettono in streaming. Scusate, cosa che non so se esiste realmente, sarebbe figo avere. Ah, voce registro sbloccato, quindi abbiamo trovato altro. Allora, dicevo, scusatemi, ma veramente con la situazione che ho. È normale. Allora, dicevo, sarebbe figo avere qualcuno che veramente streammi delle immersioni del genere. Sicuramente un'immersione non si vedrebbe così nitida, così luminosa, però vedere in streaming un'immersione mi piacerebbe molto, così come un'esplorazione di qualche relitto subacqueo. Cosa sono capodogli questi? Poi inizierete a riconoscerli. Balena madre, balena madre. Ah, la pinna, scansione della pinna caudale. Interessante. Andiamo con il nuovo drone, scansioniamo. Questa è nata da poco e dobbiamo scansionare questa pinna qui. All right, baby. We won't forget you Ci now. fa vedere anche il tipo di. Ok. Scansioniamo adesso la madre. Quindi appuntiamo. È strano che ci stiano. Poi io non me ne intendo di mare, ma non so se le balene si farebbero avvicinare così tanto. Andre, can the zoom La scansione scan ingrandita è in help out grado di with farci sapere Vivian? l'età della piccola? No, Just allora wondering non if è she's quella old enough nata to hunt by questa. herself. Bello, graficamente carino, anche la musica molto rilassante. I wondered. Me lo domandavo Still perché mi seems sembra troppo pretty young giovane to go per andare a that quella deep. profondità. She'll be okay alone. Se la caverà da sola mentre sua madre She si should follow the immerge, paw. dovrebbe seguire Her il aunties branco. will Le zecche babysit while the prenderanno mother cura di lei hunts. mentre la She madre va a should caccia. have enough time Avrei to voluto adjust anch'io to poter keep her contare. odd. Ok, c'è bisogno di un branco. Ok. È la piccola così importante per la tua I'm hoping to ricerca. La follow the speranza è baby quella di for riuscire a years to monitorare la learn piccola from per her as diversi she anni, per learns from imparare da the lei man family mano che and impara sua hopefully to famiglia. watch her È eventually grow up affascinante by anche herself. questo aspetto nella natura, di come gli animali spesso sappiano già cosa fare, una sorta di eredità genetica, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato questa, poi.
L'ho già detto, non è che adesso fingo di essere l'esperto e l'appassionato di mai. Non, io sono vissuto in ambienti totalmente opposti e non sono un fan del mare, insomma. Anche se mi affascina tutto quello che è profondità marine e la mia passione per subnautica lo testimonia. Quindi, allora, dobbiamo muoverci lì e scansionare. Canto della megattera, quindi abbiamo scoperto anche il suono che fa. E ora ci spostiamo sull'aretro, se così si può dire, sulla coda, dove scansioniamo la pinna che usa per nuotare. Pinna caudale, Megapter, ok, quello è il nome. Questa è un M1. Il software di Andre mi sta aiutando a capire la struttura dei loro canti, così potremo provare a rispondere. È interessante. Più che altro riproducendo sintetizzerò un canto che ne riproverà una di un'altra regione per vedere come reagiscono queste balene. Cioè, stiamo vivendo in pratica un esperimento di questi ragazzi che hanno il sottomarino, insomma. E vedete, poi adesso fatto questo ci viene dato un altro obiettivo ed è un continuo così. La cosa che ci tiene legata al gioco è lo scoprire l'esito dei loro esperimenti, l'esplorare sott'acqua, perché ogni tanto poi potremo anche scansionare della vegetazione, delle alghe. Adesso lì c'è un pesce solo. Andiamo a vedere, abbiamo sbloccato un pesce, il pesce angelo reale, 10-25 cm. Adesso non voglio stare qui a fare quello giocate che è tutto educativo, però insomma il gioco è senz'altro figo, non è dedicato a tutti, però quello è l'unica cosa da dire. Probabilmente molti di voi non sono già più qui a vedere il video perché hanno visto che non è una cosa survival. Anch'io la prima volta che ho visto il titolo ho detto ecco il nuovo Subnautica, poi in realtà mi sono reso conto che era tutt'altro. Ma ce ne fossero di più di giochi così, perché comunque questo non hanno messo della vegetazione, insomma, e basta. C'è tutto un lavoro dietro, in collaborazione, come vi dicevo, anche con la BBC. Adesso qua possiamo scansionare una pietra, chissà che cos'è questa. Questa è una Tridacna gigante. Che cos'è una Tridacna gigante? È un... Non lo so perché... Animalia, un mollusco. Là c'è dell'altro, c'è un banco di pesci, banco del pesce, no. Allora, questo sono Scaroscroi, che li abbiamo già visti, non sono nuovi. Ora torniamo a questa tecnologia fantascientifica. Speriamo che il concerto continui, anche se si fanno... Ok, pagare il biglietto, vediamo un attimo, adesso ci mettiamo qua. Vedete che qua andiamo a scansionare altri luoghi. C'è un disturbo di fondo, c'è qualcosa lì. Tanto se c'è altro anche qua. Sì, sentiamo delle cose strane. Allora, andiamo a vedere lì, che abbiamo sentito un suono. Vediamo cosa c'è. Musica rilassante, insomma. Classico gioco... Allora, sulla durata non lo so, nel senso che non dovrebbe durare moltissimo, qualche ora, una manciata di ore. Usare il microtype per selezionare le stelle marine. Qua c'è della plastica, è emblematica la cosa qua comunque, sembra un boccione dell'acqua. Ok. Adesso usano un mark per le stelle marine. Ho sbloccato anche le stelle marine, vabbè. Arena, how many of these do you need? Sto perdendo le balene. Vabbè, intanto per concludere vado a vedere anche l'altro punto di domanda. Vediamo cosa si vede. Allora, sentitevi, godetemi qualche secondo di questa musica. È molto 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 bello. Vediamo adesso qui, dicevo in conclusione, lì c'è un altro segno, un altro segnale, vabbè, ma vediamo qua a 15 metri cosa c'è. Sei sicuro che il rumore che hai individuato provenga da qui? La musica non è bella.
Ma in realtà non è una musica d'atmosfera, ma è proprio un verso di qualche animale. Niente di qua, non si va perché dobbiamo portare avanti il nostro discorso tecnologico. Bene ragazzi, qua eravamo nella Torre Oltramonto, qua abbiamo visto la mappa, ci siamo portati proprio al limite, infatti vedete che andava giù, infatti torniamo indietro. Il gioco davvero, davvero molto, molto interessante, ci sono un sacco di approfondimenti anche qua a livello di documentario. Con chi fa questo lavoro? Cioè veramente ci sono tanti altri video da scoprire, da andare a esplorare, percepire l'oceano, conosci la leggendaria Sylvia Earle, esploratrice National Geographic. As a child, I had no idea how important the ocean molto molto is. Molto bello, molto figo, fatto bene, cioè si vede che è fatto veramente con cura questo gioco. Che non è per tutti, ma ovviamente è sempre così, che quando un gioco è un po' particolare, un po' di nicchia, mi dispiace dirlo, diciamo un po' con un target ben preciso, non venga magari goduto da tanti che cercano ben altro, però ormai credo sia anche il momento di documentari come questi, interattivi, in cui non si guarda soltanto, ma si interagisca anche. Bene ragazzi, questo era Beyond Blue, fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito, lasciate un commento qua sotto, se vi va iscrivetevi se non lo siete ancora per rimanere informati sempre su nuovi giochi in uscita nel corso delle settimane, dei mesi. Alla prossima e ciao ciao!